Per cortesia, inviti i consiglieri a prendere posto per l'appello, grazie. La parola al segretario per l'appello, grazie. Allora, Iosa. Iosa. Non è fuori. Se è possibile chiamare i consiglieri perché. Iosa. Antonioli. Boccia. Caponi. Caponi, Caponi. fuori. Chittò. Cremonesi. De Noia. Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Sento. Pietra, Rivolta, Rivolta. Rivolta, Romaniello, Teormino, Tita Ferrante, Assente. assente, Torraco, Sente. Tremolada, Vavassori. Sono assenti quattro, Come quindi. prima. Allora, consiglieri presenti, 21, assenti 4. La seduta è valida. Allora, come avete già concordato, i consiglieri possono fare delle domande ai rappresentanti delle società presenti, che sono il CORE, l'amministratore unico della società Marco Cipriano, qui presente, c'è Fondazione Pelucca, c'è sia il direttore Livio Tranchide, sia la presidente Bomberli, e poi c'è il nuovo direttore delle farmacie Michele Colasanto. Quindi facciamo delle domande e alla fine, al termine, ci sarà una risposta unica. E domani sera iniziamo la discussione del bilancio. Prego. Consigliere Landucci, prego. Sì, io avrei una domanda per il presidente del commissario, non so, il presidente del CORE. Cioè, volevo capire qualcosa di più sulla distribuzione della riserva. Sì, dopo al termine la inviti. Sì. Prego altri consiglieri, altre domande? Consigliere Franciosi, prego. Sì, buonasera Presidente. Io in realtà, vabbè, a parte energie locali, ma come discusso prima con gli altri capigruppo, mi riservo di fare eventualmente la domanda domani. Avrei avuto delle domande da fare per quanto riguarda le farmacie comunali. Visto però quello che ci è stato comunicato poco fa dal sindaco, avrei voluto avere qualche chiarimento in merito alla gestione del magazzino e quale sarebbe stato l'obiettivo per quest'anno per gestire il magazzino. Non so se la sentono di anticipare qualcosa o se è assolutamente prematuro dare qualsiasi indicazione al riguardo. Grazie. Grazie. Dopo facciamo la verifica, grazie. Se non ci sono altre domande, farei rispondere al dottor Marco. No, mi scusi, c'è il consigliere Romania, prego. Sì, buonasera, grazie. Volevo solo fare una domanda al Presidente del CORE.
rispetto alla spesa complessiva, se ci sono degli elementi e dei margini, e qualora vi siano, quali sono, per andare verso una riduzione della stessa. Grazie. Quindi inviterei il dottor Cipriano, prego, ad accomodarsi qua per rispondere alle domande che gli sono state rivolte. Grazie. Grazie Presidente, signor Sindaco e consiglieri. Mi sembra che le due domande siano un po' collegate, nel senso che la consigliere Landucci chiedeva lumi sulla riserva. Come noi, credo nella relazione che abbiamo consegnato per tempo e spero abbiate letto, si evince che abbiamo in corso ancora una causa rispetto all'eliminazione del CIP 6 che è pendente presso il TAR. Abbiamo il rinvio dell'udienza al 14 settembre e quindi per tutelare anche eventuale soccombenza nella causa che noi speriamo di non avere, occorre che abbiamo una riserva per poter eventualmente farvi fronte. Non so se è sufficiente questa delucidazione. L'anno precedente abbiamo distribuito i dividendi proprio perché c'era una situazione dei comuni soci che, come mi sembra anche stasera dalla presentazione del bilancio, si evince una certa difficoltà e quindi in quel caso abbiamo potuto procedere alla distribuzione dei dividendi per i comuni perché abbiamo questa riserva che abbiamo continuato ad accumulare anche negli anni precedenti. Io poi sono amministratore unico da 6 mesi, quindi non è che posso fare tutta la cronistoria degli anni precedenti, però c'è un accantonamento che è stato fatto negli anni precedenti. Lo scorso anno abbiamo provveduto alla distribuzione dei dividendi del bilancio di quell'anno proprio per le ristrettezze economiche dei comuni. Quest'anno siamo in grado invece di mettere a riserva, anche se una cifra seppur minima, quello che abbiamo ricavato dal bilancio. Per ora no. E per quanto riguarda il consigliere Romagnello, che non so se si riferiva alla spesa in senso lato, noi abbiamo una situazione di difficoltà dovuta alla situazione generale dei rifiuti, come potete immaginare, essendo calati i consumi, sono calati anche i rifiuti. Quindi vi è un calo dei rifiuti, soprattutto all'interno della Regione Lombardia, che ha realizzato l'autosufficienza, quindi è in grado di smaltire tutti i rifiuti che si producono all'interno della Regione. Gli impianti esistenti sono, come dire, sufficienti per lo smaltimento di questi rifiuti e quindi in questo momento c'è un calo del prezzo del rifiuto sul mercato. E siccome noi l'impianto funziona soddisfacendo lo smaltimento di tutti i rifiuti dei 5 comuni soci, ma vi è una capacità maggiore che noi copriamo attraverso il reperimento dei rifiuti sul mercato, questi prezzi che stanno calando non ci danno molti margini dal punto di vista economico e quindi noi ci auguriamo, come abbiamo fatto fino adesso, di contenere le tariffe e quant'altro per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti dei comuni soci. Però è evidente che la situazione attuale del mercato non è rosea da questo punto di vista, è rosea dal punto di vista che diminuiscono i rifiuti. Questo è un aspetto positivo sicuramente. Non so se è sufficiente come soddisfacente come risposta. Bene, quindi se non vi altro, Presidente, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, dottor Cipriani. Cipriano, sì. Il dottor Colasanto, se lei vuole rispondere, grazie. Ringrazio il Presidente e il Sindaco per venire alla domanda che mi ha posto lei. L'ho già relazionato in commissione, però stavo dicendo che è un dato abbastanza importante del bilancio dell'azienda farmaceutica. Stiamo valutando oggi insieme al dottor Tranchida alcune proposte sia di collaborazione sia eventualmente anche di continuare la gestione.
Oggi è ancora un po' presto per poter dare una risposta definitiva a quale sarà la gestione futura del magazzino, anche se ci sono un paio di trattative che sono ben avviate e ne abbiamo riprese alcune che erano già intavolate nei mesi precedenti dalla precedente gestione. Quindi stiamo valutando tutte le opportunità e tutte le possibilità per poter proseguire nel miglior modo la gestione del magazzino. Se è sufficiente. Grazie. Quindi a questo punto direi di chiudere la seduta e ci vediamo domani sera per l'inizio della discussione sul bilancio. Grazie, buonasera a tutti.